Siamo a Coverciano con Paolo Beruatto per parlare un po' del campionato, partendo dalla Lazio, una delle tue ex squadre. Dopo il cambio di allenatore ha cambiato passo anche questa squadra. Come te la spieghi? La scossa che ci voleva c'è stata? Sì, c'è stata una scossa proprio a livello mentale. E, diciamo che hanno preso un allenatore che conosceva bene l'ambiente. E, secondo me la grande bravura di Rey è stata anche quella di farsi affiancare da un allenatore come Bollini, che è passato dalla primavera alla prima squadra, e questo è un bel aiuto sul campo, e c'è stata una svolta proprio in termini di risultati, ma direi anche di gioco. Ecco, è stata una Lazio che anche nel derby ti è piaciuto per come ha tenuto il campo? No, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto nella prima parte. Poi quello che mi è piaciuto meno, diciamo così, è nella seconda parte, che forse si è accontentato del pareggio, mentre nella prima parte della partita aveva messo in grande difficoltà la Roma. Ecco, per quello che riguarda proprio il gioco, i risultati, il rendimento di questa squadra, gli obiettivi a questo punto quali possono diventare? Ma io penso che se riescono a fare la corsa per l'Euroleague avranno raggiunto un grosso traguardo, anche se lì la lotta è molto serrata. Ti ha subito qualche giocatore che magari è stato rigenerato da Reja? Sai, ha dato fiducia alla vecchia guardia, e dietro sono ritornati a giocare Diaz e Biava, due giocatori che lui conosceva benissimo e che hanno risposto alla grande sul campo. Si è parlato molto della cessione di Hernanes, dell'indebolimento che è arrivato dopo questa partenza. Ma sicuramente hanno perso un giocatore importante, diciamo così, uno di quei famosi top player. Però la squadra ha risposto alla grande sul campo, e questo la dice lunga sul fatto che a volte non basta solo l'uomo, ma il gruppo e la squadra. E la bravura di Rey è stata proprio quella di far credere alla squadra che si poteva far bene anche senza un giocatore così importante, e il campo in questo momento gli sta dando ragione.